Bene, direi che dall'applauso già conoscete perfettamente il protagonista, il nostro concittadino, il maestro Fabio Luisi, che è qui per Romeo e Giulietta di Charles Gounod. Intanto vi do il benvenuto, anche a nome dell'Associazione Teatro Carlo Felice che ha promosso e voluto questo incontro. L'anno scorso non ci eravamo riusciti, invece 2 anni fa conserviamo tutti un ricordo bellissimo. Dico una analoga conversazione che si era tenuta col maestro Fabio Luisi, che credo di dover presentare brevemente, anche se ormai perfino su Repubblica ricorda a ridosso del Capodanno, quando maestro Luisi venne a dirigere i Carmina Burana, e quindi questo è un rivedersi anche dopo pochi mesi, per fortuna. Era tra i votabili per il Genovese dell'anno, insieme a Don Gallo, agli Angeli del Fango, eccetera, eccetera, il che è una cosa molto bella, perché vuol dire che finalmente anche la città si è accorta che l'ennesimo talento, beh, insomma, ha fatto carriera, che però è un po' una brutta parola, però così è, all'inizio un po' lontano da casa, adesso piano piano ogni volta cerchiamo di, complice anche la sua casa Camogli, che so che in questo periodo frequenta, ha portato anche la primavera, perché fino a una settimana fa c'erano i pinguini anche in spiaggia. E beh, che dire, insomma, sapete che la notizia più importante che riguarda Fabio Luisi, che oggi è qui per parlarci del suo Gounod, di questa straordinaria produzione che andrà in scena da dopodomani, è che Fabio Luisi dallo scorso autunno, mi pare, è il direttore principale di quello che è un teatro che fa girare la musica. Forse non è il più importante teatro del mondo, noi diciamo che è la Scala perché ci piace dire così, però è il teatro dove la musica gira di più, forse. Possiamo dirlo perché c'è un ritmo di produzione, anche una, forse avrei anche modo di parlarne, un modo di fare musica, di produrre spettacoli completamente diverso da quello a cui siamo abituati. E prima di diventare direttore principale, raccogliendo l'eredità di James Levine, Fabio Luisi ha diretto tantissimo nei paesi tedeschi, in particolare a Dresda, dove è stato direttore della Staatskapelle, e poi ovviamente adesso ci sarà il debutto all'Opera di Zurigo, dove sarà General Music Director, si dice così, giusto? A partire da metà del 2000, da agosto, mi pare, ecco, se non l'ho letto bene. E quindi si riavvicina, avremo modo anche di organizzare qualche trasferta, magari a Zurigo, per ascoltarlo. È un uomo, una persona straordinaria prima che un musicista, e questo è molto raro, e lo sta diventando sempre di più con i tempi che corrono e con il modo che c'è oggi di concepire un po' la spettacolarizzazione anche di quelle figure magari un po' mitiche come quella del direttore d'orchestra. E quindi è molto interessante l'approccio che ha Fabio Luisi, che tra l'altro in maniera molto umile si tende a schernirsi in questi giorni in cui si parla tanto di Andrea Bocelli. Invece noi abbiamo voluto incontrare il direttore di questa produzione, che poi sa, di cui poi deriverà un video della Decca, se non ho capito male. Allora, insomma, intanto io ho parlato pure troppo. Vorrei chiedere a Fabio intanto come sta, come si sente, l'abbiamo beccato tra una prova e l'altra. Ecco, ha cominciato la Quaresima proprio in maniera drastica, dedicandoci quello spazio che ha. Stasera alle 8 comincia poi la prova generale. Allora, intanto vorrei sapere le sue impressioni, come si sente, come sta, cosa ha da raccontarci così proprio ex abrupto. Beh, intanto siamo alla fine delle prove per questo Romeo e Juliet, e abbiamo provato. Scusate, abbiamo provato. Sentite? Si sente? Abbiamo provato tutta la settimana scorsa in maniera molto intensa. Ci sono state le italiane, gli insiemi. Scusate, non potrei cantare. Grazie, va bene. Ci sono state le italiane, ci sono stati gli insiemi, che sono le prove più dure, le prove più lunghe e anche quelle in cui occorre avere più pazienza, perché abbiamo il palcoscenico, abbiamo l'orchestra, abbiamo tutti i cantanti, per la prima volta, insomma, tutti gli aspetti di una produzione d'opera si riuniscono in queste prove. Abbiamo avuto 6 assiemi. Ieri c'è stato il cosiddetto antepiano. L'antepiano è l'ultima prova tecnica al pianoforte, senza orchestra, questa prima dell'antigenerale o della generale. Avendo 2 cast diversi, abbiamo 2 generali, una oggi e una domani, e la prima venerdì,
E quindi, insomma, siamo proprio in mezzo, c'è una certa tensione, naturalmente, cosa normale, legittima, ma c'è anche molta, molta attesa, perché quest'opera manca da Genova da oltre 100 anni, mi sembra. Sì, è incredibile, che è un'opera anche molto popolare, non fa è parte di è un'opera di quelle... abbastanza popolare, secondo me anche di Gounod è l'opera più bella, e quindi c'è una grande tensione, una tensione positiva, una grande attesa. Ecco. Allora, intanto, perché è l'opera più bella, visto che... Ma Gounod ha avuto anche fortune alterne, no? In pratica ne ha... Le sue due opere più popolari sono, vabbè, ovviamente, il Faust e poi questa. Intanto partiamo dalla tua idea proprio di questa... di questo che dovrebbe essere, come tu dici, il capolavoro di Gounod. Beh, io devo dire che ho sempre avuto una certa, come dire, un certo scetticismo nei confronti di Gounod come grande compositore, perché lo considero un grandissimo compositore d'opera, ma soprattutto basato sull'effetto, quindi su un effetto teatrale che funziona generalmente, ma che non è sempre molto non è sempre elegante, tende un po' alla platealità, tende un po' all'effettaccio, e questo sono pregi e difetti che troviamo nelle sue opere, soprattutto nel Faust, che è un'opera piuttosto popolare, un'opera che piace, ma non è l'opera più elegante del romanticismo francese, diciamocelo chiaro. A parte la scena del giardino, che è un grandissimo capolavoro, il resto, insomma, ne sono un po' scettico dal punto di vista musicale. Cioè, diciamo che rispetto alla Manon, ad esempio, di Massenet, che tu debutterai, con cui debutterai alla Scala tra qualche mese, c'è una differenza? Vedo che sorridi. C'è una grande differenza fra i due compositori nell'opera. Io tendo a dire, mi hanno già posto questa domanda, la differenza fra Manon Massenet e Gounod. Massenet, nel suo approccio nell'opera, il suo approccio teatrale, lascia che le cose accadano, mentre invece Gounod le fa accadere, e questa è una differenza sostanziale, perché Gounod ha un senso del timing straordinario, sa esattamente c'è un'aria, dopo quest'aria abbiamo bisogno di una scena o romantica o una scena d'azione, dopo la scena d'azione abbiamo bisogno di un duetto, dopo questo duetto abbiamo bisogno di 3 minuti di recitativo, quindi calcola il timing dell'opera in maniera scientifica, mentre invece Massenet si lascia guidare da una vena poetica, da una vena lirica straordinaria, quindi anche da un quindi dilata anche i tempi, che diventano spesso tempi non reali, ma tempi del personaggio, tempi del carattere, quindi molto più, c'è un rapporto molto più intimo, un rapporto molto più vero, più interessante con i suoi personaggi, non basato sull'effetto da dare al pubblico, ma basato sull'intensità e sulla verità musicale dell'opera. Quindi Massenet è decisamente, come compositore, superiore a Gounod. Gounod, dal punto di vista teatrale, è un grandissimo artigiano, e ne vediamo i frutti anche nel suo successo con questo Faust, verso il quale io ho i miei momenti di scetticismo. Allora, ecco, però non abbiamo detto la cosa più importante adesso. Allora, se non ti piace Gounod, perché dirigi? Perché dici, in effetti, la domanda sorge spontanea. Perché no. Tu hai esordito dicendo è l'opera più bella di Gounod, poi però di Gounod hai fatto un ritratto non bello. No. Allora... c'è una grande differenza, perché sappiamo proprio la genesi di questo Romeo e Giulietta è stata una genesi molto tormentata. Ci ha lavorato per moltissimi anni, ha cominciato a lavorarci da giovane, l'ha ripresa, l'ha continuata, ne ha prodotto 3 versioni diverse. Noi facciamo l'ultima versione, quella dell'88, che è, diciamo, la versione finale, se vogliamo. E questo ci fa pensare, perché un compositore come Gounod, molto attento all'aspetto del mercato delle sue opere, delle sue composizioni, all'aspetto delle richieste fattegli dagli impresari, dagli editori, perché ha lavorato su quest'opera così tanto, è un atteggiamento piuttosto singolare, se vogliamo. E quindi, studiandolo bene, lo possiamo anche bene capire. Intanto, il soggetto, un Romeo e Giulietta, non è una cosa da prendere sotto gamba, perché si tratta di uno dei capolavori dell'umanità. E trasportarlo in musica, ci hanno provato in molti, ci sono riusciti in pochi.
E infatti ne vediamo i risultati in questa partitura, che è una partitura di una semplicità e di un'essenzialità straordinaria, non c'è una nota di troppo. Gli effetti sui quali mi sono espresso poco fa, che abbiamo in Faust, qui sono ridotti al minimo e sono effetti logici che si producono per, diciamo, nel fluire dell'azione. E c'è questa grandissima vena lirica, poche arie, molti duetti fra Romeo e Juliette, e una grande dolcezza, una grande tenerezza, anche un trattamento dell'orchestra che non vuole rendere l'orchestra fracassona o semplicemente un accompagnamento senza importanza, ma cerca di tradurre con colori dell'orchestra i sentimenti e le situazioni che si presentano nell'opera. Quindi nell'arco generale, se prendiamo della sua produzione, è sicuramente Romeo e Juliette l'opera migliore, e devo dire, più l'ho studiata e più ne ho potuto più ho potuto provarla anche dal vivo adesso con i nostri cantanti, con il regista eccetera, più ne posso apprezzare i lati positivi, che sono tanti. Allora, tu hai detto in molti si sono cimentati con questo soggetto immortale di Shakespeare, uno l'ha fatto anche con una certa fedeltà, poi nel libretto si è inventato poco, ma questi sono dettagli che qui tralasciamo. Quello che volevo chiederti è questo: allora, intanto c'è poi il balletto di Prokofiev, che è esempio più clamoroso, forse, che noi tra l'altro ascolteremo poi in stagione tra un mese, se non vado errato, però io voglio chiederti, anche perché ho ascoltato il disco che ha inciso per la Deutsche Grammophon con i Capuleti e Montecchi di Bellini, c'è un paragone? Che tipo di... perché il soggetto è lo stesso, però c'è sicuramente sono differenze sostanziali. La tua sensazione di interprete, insomma, tu hai detto Gounod ha avuto la gestazione del Romeo e Giulietta di Gounod è stata molto lunga, forse c'è anche qualcosa di italiano, visto che lui cominciò i primi bozzetti a Roma, quando vinse il Prix de Rome, ci aveva provato un paio di volte, poi ci è riuscito nel 1841, mi pare, e lì cominciò su un libretto italiano, tra l'altro, se non ricordo male. Allora, qual è il rapporto tra Bellini, che tu, ripeto, hai approfondito così tanto, anche perché poi ne è uscita questa registrazione, e invece il lavoro di Gounod? Beh, Gounod è probabilmente più vicino all'originale, infatti cerca di mettere anche in musica, e lo vediamo in alcune scene, gli aspetti buffi che anche nella tragedia shakespeariana esistono e ci sono, e sono messi da Shakespeare in grande rilievo. Bellini questi aspetti buffi non li considera assolutamente, diciamo che è un'opera inserita completamente nell'estetica e nella tradizione dell'opera protoromantica, quindi è un'opera tragica, è un'opera drammatica nei canoni di quello che era il primo Ottocento. Mentre invece Gounod, come compositore che possiamo considerare moderno, si analizza e cerca di tradurre tutti gli aspetti della tragedia di Shakespeare. Allora, veniamo alla produzione genovese, a quella a cui stai sovrintendendo. Il nome accanto al tuo, di cui si è parlato tanto, nel bene e nel male, è quello di Andrea Bocelli. Ovviamente ci sono i melomani più accaniti che, diciamo, pure gridano allo scandalo, e ci sono quelli che invece magari verranno per la prima volta a teatro, quindi ci sono magari dei pro e dei contro. Io ho letto una tua intervista, se non ricordo male, che è uscita proprio oggi, fatta da Roberto Iovino su Repubblica, in cui tu dici, me lo sono appuntato perché non voglio dire una fesseria, ce l'ho qui. No, ma penso... comunque parli di Bocelli, è stato coraggioso. Allora, vuoi raccontarci intanto com'è andata, perché tanti dicono, insomma, un momento. Allora, Bocelli e ovviamente anche poi tutto il resto del cast che ruota intorno a questa produzione. Te lo chiedo perché se lo chiedono in tanti, ovviamente. Quindi certo. Questa ed è anche una domanda legittima, perché conosciamo Andrea Bocelli come un cantante che varia nell'approccio a diversi generi, che è il genere leggero, è il genere del musical, è il genere
classico è il genere dell'opera. E dobbiamo considerare questo. Viviamo in un momento molto difficile per l'opera lirica, in cui ci si chiede per quanto potrà sopravvivere l'opera lirica come la conosciamo, come l'abbiamo conosciuta negli ultimi 40-50 anni. E la risposta a questa domanda è una risposta che mi do io personalmente. L'opera lirica è un genere in pericolo. È un genere in pericolo perché non siamo riusciti, soprattutto in Europa, devo dire, non siamo riusciti, stiamo cercando adesso con enormi sforzi, non siamo riusciti ad educare un pubblico nuovo all'opera lirica. Per quali motivi adesso non serve dirlo? Ci sono stati errori, siamo stati viziati dai finanziamenti pubblici e non abbiamo capito che sarebbe stato necessario già 30 anni fa iniziare questo discorso, portare i giovani verso l'opera lirica attraverso l'educazione musicale che, come sapete, in Italia viene molto presa, diciamo, non sul serio, non solo in Italia comunque. E questo non è stato fatto. Ora, in questo momento in cui il pubblico comincia a scarseggiare nei nostri spettacoli, non parlo adesso del Carlo Felice, cerco di fare un'analisi generale, dobbiamo inventarci delle possibilità in modo da attrarre, e attrarre rapidamente, prima che ci siano delle conseguenze ancora più nefaste, attrarre rapidamente settori di pubblico non abituati alla frequentazione con l'opera lirica e attrarli nei nostri teatri. Quindi un nome come Bocelli, che è un artista globale, un cantante globale, comunque noi ne pensiamo nelle sue qualità vocali o interpretative, mi sembra soprattutto per il teatro Carlo Felice, oggi nella situazione difficile che conosciamo, mi sembra una via assolutamente percorribile per farci conoscere, farci pubblicità, ottenere una certa visibilità, non solo italiana ma internazionale. Proprio ieri, non so se hai letto il blog di Norman Lebrecht, che è un blog globale, in cui ci sono molti interventi proprio sulla produzione di Romeo e Giulietta qui a Genova. In ogni caso è positivo per il teatro Carlo Felice. Io ci credo perché ho conosciuto Andrea Bocelli l'estate scorsa, ci siamo incontrati, abbiamo lavorato sul Romeo e Giulietta, e quest'uomo ha un entusiasmo e ha un amore per l'opera e per quello che fa, e una serietà incredibili, che devo dire posso vedere questo amore, questo entusiasmo e questa serietà molto raramente persino in cantanti che si dedicano esclusivamente all'opera lirica. E questa sfida ho deciso di accettarla, proprio perché ne riconosco la serietà e la professionalità e l'entusiasmo e l'amore. E penso che sia in questo momento la cosa giusta da fare qui, con questa orchestra, in questo teatro, con questo cast. E allora l'orchestra e il teatro, come li hai ritrovati appunto dopo l'apparizione un po' fugace dei Carmina Burana, adesso che invece hai modo di lavorare di nuovo in una produzione operistica? Come sappiamo, sono anche un po' le cose che forgiano le orchestre poi dei grandi teatri italiani. Beh sì, perché si ha più tempo per poter lavorare, ecco, con continuità con l'orchestra. Ma che cosa percepisci, voglio dire, anche da un punto di vista umano, non solo strettamente musicale? Beh, dal punto di vista umano adesso ci conosciamo molto bene, a partire dagli anni scorsi, dal Cavaliere della Rosa del 2008, abbiamo lavorato ogni anno alcune volte, un po' saltuariamente, ma insomma abbastanza da poterci conoscere bene, da sapere cosa posso aspettarmi dall'orchestra, e l'orchestra sa bene quello che può aspettarsi da me dal punto di vista di quello che pretendo, di quello che esigo, di quello che desidero. E quindi è un lavoro piuttosto rapido, è un lavoro che funziona bene. E l'orchestra è entusiasta naturalmente del fatto di essere al centro dell'attenzione proprio per questa produzione un po' insolita, se vogliamo. E per fortuna sono molto contenti di lavorare con me, io sono molto contento di lavorare con loro, e devo dire, è una cosa che sottolineo ogni volta che ne ho la possibilità, le potenzialità artistiche di questo teatro, di orchestra, coro, i tecnici, tutte le masse,
tutti i lavoratori che lavorano in questo teatro sono eccezionali, e c'è anche una forte etica di professionale, cosa che non si trova in tutti i teatri, posso dirlo questo. E quindi venire e tornare a Genova e lavorare a un progetto un po' più importante, cioè tutto è importante, ma diciamo un poco più grande come la produzione di un'opera lirica, è sempre una grande soddisfazione. Ecco, etica è una parola forse che non è troppo di moda, però tu l'hai usata, allora io vorrei parlarne. C'è spazio per l'etica nei teatri? Forse ne è mancata un po', tu parlavi, insomma, il fatto che ormai bisogna tirarla. Insomma, è una parola su cui ti chiedo di dire qualche parola in più, visto che l'hai tirata fuori. Beh, non è soltanto una cosa che riguarda i teatri, è una cosa che riguarda tutta la nostra vita. Nel momento in cui, a parte la morale personale, ma nel momento in cui lavoriamo, ci si chiede, lavoro perché è necessario o lavoro anche perché ci credo? E questi due argomenti si dovrebbero sposare, insomma. Certo, è necessario lavorare perché si lavora per vivere, ma nel lavoro devo mettere tutto me stesso, devo mettere la mia serietà, la mia personalità, la mia persona, e quindi questo per me è etica professionale, cercare di essere non bravo, ma di essere il migliore. Poi da qualche parte si arriva, ma se l'obiettivo è troppo in basso o non c'è affatto obiettivo, allora non c'è la possibilità di svolgere un lavoro come si deve. Tu hai detto in un'altra intervista che la musica nella tua vita è importante, molto importante, ma ci sono cose nella vita più importanti della musica. Forse si collega a quello che stavi dicendo prima, questo concetto, perché a noi, l'avrei capito, interessa non soltanto parlare di Romeo e Giulietta, che ormai insomma un po' abbiamo cercato di raccontare a chi è qui e anche a chi ci segue in diretta streaming, perché adesso Carlo Felice si è lanciato per primo teatro in Italia appunto questo progetto di andare sul web, poi hanno seguito altri teatri. Allora puoi raccontare a chi ci sta vedendo, ascoltando, qualcosa di quest'altra frase? Io amo fare le citazioni, però a volte una citazione dice molto di una persona, ed è una frase insomma impegnativa anche, perché c'è chi tra i tuoi colleghi che si dà molte arie, perché questo tanti direttori d'orchestra lo fanno, e spesso anche senza averne poi il riscontro, dicono: ah, io dedico tutta la mia vita alla musica, ah, io amo la musica, io non, eccetera eccetera. Invece forse nella vita allora c'è spazio anche per costruire qualcosa che vada oltre il podio, la concertazione di un'opera o di un concerto. Quando scendi, la domanda è, quando scendi dal podio, esci dal teatro, che cosa succede? Cosa dovrebbe succedere, insomma? Dovrebbe succedere che quelli che hanno assistito al concerto, alla rappresentazione, si sentono meglio di quando sono entrati in teatro e nella sala da concerto, per qualsiasi motivo, ognuno nei limiti o nelle possibilità che ha a disposizione, più leggero, più contento, più felice, più il fatto di aver dimenticato per 2 ore i problemi quotidiani, o il fatto di aver assistito a qualcosa di non palpabile, che però ci porta vicino a qualcosa di più elevato della vita normale. Io dico, la mia vita è la musica, certo, perché sono musicista e non so fare altro. Da un lato ne sono contento che la mia vita sia la musica, dall'altro lato sono molto triste del fatto che non so fare altro, perché ci sono delle priorità nella vita. La priorità non è certo la musica, le priorità della vita sono la pace, sono la salute delle persone, sono la famiglia, queste sono priorità vere. La musica può aiutare io credo nella musica come aiuto, come sostegno spirituale, ma noi, una frase che uso spesso, non possiamo né curare gli ammalati, e neppure terminare le guerre, che queste sono le priorità nella società. Insomma.
Non so se sia vero, ma è vero che a un certo punto della tua vita, qualche anno fa, in Germania o in Austria, un ministro o chi per esso ti disse che aveva una certa somma da destinare, doveva scegliere se destinarla o al teatro o a un ospedale o qualcosa del genere, tu dici no, datela all'ospedale. Ma certo, è molto più importante, con tutto il rispetto. Sembra ovvio, però non so quanti l'avrebbero fatto, secondo me. No, dobbiamo essere realisti, certo. Io sono triste del fatto che i sostegni pubblici alla musica dai teatri si abbassino. Lo trovo scandaloso, naturalmente, perché la musica, la cultura è un cibo spirituale importante per tutti. Ma messo di fronte a un out, costruiamo un ospedale o diamo questi soldi a un'orchestra? Allora dico, costruite l'ospedale, perché questo è molto più importante. Allora, proviamo a fare una battuta sulla politica culturale. Tu vedi la politica culturale di tutto il mondo. Sì, lo so che magari non è. Però adesso voglio dire, tu sei per metà newyorkese, almeno per metà dell'anno, direi, a giudicare dalla mole di lavoro che... Insomma, basta andare sul sito del Metropolitan e ci sei onnipresente, per tua fortuna. E allora, qui forse un po' di credibilità in più almeno l'abbiamo recuperata. E forse piano piano qualche cosa nel nostro paese si sta muovendo. Non so tu nei tuoi 1000 viaggi che cosa hai percepito, magari facendo ogni tanto qualche fuga a Camogli, che poi non poteva essere il posto più diverso da New York, dove credo ormai tu viva gran parte dell'anno. In America il sistema è completamente diverso. Proviamo a fare un parallelo e magari a cercare di capire cosa c'è di buono nell'una e nell'altro modo di approcciare e di foraggiare la cultura, in particolare la cultura musicale. Qual è il tuo punto di vista, appunto, ormai globale? Perché... Il sostegno, secondo me il sostegno pubblico alle attività culturali è assolutamente necessario, perché appartiene ai compiti dello Stato di sostenere e di rendere accessibile la cultura a tutti e non soltanto a una fascia di popolazione, o a un'elite se vogliamo, ma a tutti. Questo però non coinvolge soltanto il discorso dei teatri, delle orchestre, questo coinvolge anche già un discorso a monte, che è il discorso dell'educazione, dell'educazione musicale in particolare, ma di qualsiasi tipo di educazione. E questo è importante. Dall'altra parte abbiamo visto, però proprio negli ultimi 30 anni, a cosa porta l'affidarsi in ogni momento a un sostegno pubblico che c'è sempre stato e che si pensa ci sarà sempre. Porta a sprechi, porta a malgestione. Perché? Perché non c'è un'etica professionale che ci consente di gestire bene i soldi che lo Stato ci mette a disposizione. Quindi abbiamo il grande vantaggio dello Stato che finanzia la cultura e il grande svantaggio che questi finanziamenti vengono utilizzati male. Non soltanto in Italia, faccio un discorso di carattere generale, il problema è comune a tutti i paesi europei. Quindi succede anche in Germania, in Austria, dove tu sei cresciuto. Succede anche in Germania, in Austria, magari in misura minore o con delle sfumature diverse. Però è un problema comune, diciamo, questo è un problema comune. Ora, il fatto che lo Stato si ritira dalla gestione della cultura, in parte può essere considerato legittimo. Però lo Stato dovrebbe darci un'idea di come poter supplire alle mancanze nei prossimi anni. Questa idea lo Stato non ce l'ha, perché non ce l'ha. E faccio il prossimo capitolo di quello che voglio dire è come viene gestita la cultura, per esempio, negli Stati Uniti, che è un paese che comincia a conoscere abbastanza bene. La cultura negli Stati Uniti, a parte l'educazione che viene gestita dai diversi stati della Confederazione, la cultura viene gestita in maniera privata. Parlo adesso del mio teatro, che è il Metropolitan. Il sostegno pubblico per il Metropolitan ammonta a una percentuale che è fra l'1,2 e l'1,5% del budget totale. Quindi
Niente, praticamente. Sì, sono briciole. No, sì, sono quantità negligibili. Però il Metropolitan può far conto, può fare affidamento su grandi elargizioni di privati. I privati hanno anche un rendiconto nel dare queste elargizioni, perché non è soltanto uno sponsoring, come viene considerato in Europa, per il quale c'è un ritorno di immagine. In Europa lo sponsoring è praticamente limitato al ritorno di immagine. Tu ci dai un tot, ci dai una cifra, noi mettiamo il tuo logo sul programma, sui manifesti, facciamo una specie di pubblicità nascosta per la tua azienda che ci ha finanziato. Questo denaro che le aziende o alcuni privati mettono a disposizione delle istituzioni culturali è per loro a fond perdu, quindi è completamente regalato, mentre invece negli Stati Uniti c'è l'agevolazione fiscale, quindi quello che io regalo al teatro è una cifra che io posso detrarre dalle mie tasse al 100%. Naturalmente questo è interessante allora per lo sponsor, perché non ha solo l'immagine ma anche un rendiconto personale, e allo Stato questo fa comodo perché non deve utilizzare risorse burocratiche per gestire finanziariamente la cultura, ma si può affidare ai privati. Da un lato funziona, dall'altro lato è un rischio, come abbiamo visto. Se un privato che fino a 2 anni fa dava 15 milioni di dollari al Metropolitan improvvisamente si ritira, e ha tutto il diritto di farlo, il Metropolitan si trova in difficoltà e deve supplire a questi 15 milioni in qualche altro modo. Quindi entrambi i sistemi hanno la loro faccia positiva e quella negativa. Ecco, ma ai fini poi di quello che si vede in palcoscenico, la gestione del Metropolitan, che ormai è un po' il tuo teatro, diciamo così, perché tu ne sei direttore, e quindi è virtuosa? Cioè, ti chiedo, i difetti che ci sono stati qui, eccetera, eccetera, perché paga pantalone sostanzialmente, come diciamo noi, trovano un riscontro opposto a New York, vale a dire al Metropolitan, perché da noi si pensa che ad esempio magari i privati possano essere anche un rischio, cioè dice magari metto i soldi ma poi voglio comando io, e invece le cose credo che non stiano esattamente così, cioè no, non stanno così, voglio dire, sono... non credo che ci siano no. I magnati americani che bussano al camerino e ti dicono facciamo questo, facciamo quello. No, ci sono delle regole ben precise che vengono stabilite dai contratti. C'è un contratto fra... diciamo così, in modo che si possa capire come funziona il teatro. L'organizzazione è gestita da un board, una specie di commissione. Questa commissione è formata dagli sponsor più potenti. Quindi io proprio 3 settimane fa, prima di venire a Genova, sono stato a cena, invitato da alcuni membri di questo board. C'è una sorta di consiglio d'amministrazione, insomma. Una specie di consiglio di amministrazione, molto meno regolato dal punto di vista della legislazione del consiglio di amministrazione, ed è un'istituzione completamente privata, quindi non ci sono membri dettati dalle regioni, dal comune, dallo Stato o chi che sia, è privato, il Metropolitan è un teatro privato. C'è un board di persone che elegge ogni anno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere, eccetera. Vengono scelti normalmente fra gli sponsor più potenti. Solo per dare un'idea della sponsorizzazione che avviene per il Metropolitan, una persona 2 anni fa, una signora molto ben situata, aveva il compleanno e il marito, ben situato pure lui, ha chiesto cosa desideri per il tuo compleanno, e lei dice vorrei un assegno per il Metropolitan. E questo assegno è stata la più grande elargizione del Metropolitan, della storia del Metropolitan, di 30 milioni di dollari. Un regalo di compleanno piuttosto importante. Ci aggiriamo su queste cifre. Attualmente il presidente del board del Metropolitan è un ex manager di Goldman Sachs, che voi conoscete.
L'elargizione della famiglia di questo attualmente presidente è stata minore del regalo di compleanno, ma sempre si aggira sui 25 milioni di dollari all'anno. Ed è un contratto di sponsoring, naturalmente è tutto regolato da contratti che vanno avanti per 3 anni, per 5 anni, per 10 anni, dipende. E io appunto ero a cena con questo board, e naturalmente il board è interessato ed ha soprattutto una funzione di controllo della gestione finanziaria del Metropolitan. Il board, quindi questa riunione di sponsor, decide chi sarà il general manager del Metropolitan, quindi il sovrintendente. Viene deciso privatamente da questo board, chiedono, si informano e fanno in America si chiama questo audit, in modo da interrogare le persone che potrebbero potrebbero ricoprire questo incarico, e Peter Gelb alcuni anni fa è stato scelto. Ma ci sono delle regole poi fra il general manager e il board. Il board non ha nessuna voce in capitolo sulle decisioni artistiche. Naturalmente si dicono, ma come, quest'anno non è venuta la Netrebko? Perché? Loro vogliono i grandi cantanti, vogliono le grandi produzioni, e se c'è una produzione che non ha successo, ok, se c'è una seconda produzione che non ha successo, se c'è una terza produzione che non ha successo, c'è una cena del board con il general manager, in modo da spiegare. Quindi certo c'è un'influenza, c'è un certo influsso da parte del board verso la gestione del teatro, ma dal punto di vista degli statuti è di carattere esclusivamente finanziario, e naturalmente è comprensibile. Per uno spettacolo con la Netrebko si possono alzare i prezzi dei biglietti. Se si alzano i prezzi dei biglietti, il Metropolitan ha più introiti, e questo giova naturalmente al budget. Beh, io a questo punto chiedo naturalmente se nel pubblico ci sono delle domande per il maestro Fabio Luisi, che non voglio poi trattenere troppo, perché so che è tra una prova e l'altra. Non so se c'è qualcuno che si vuole fare avanti, che ha delle curiosità, se no io ovviamente... Beh, allora, quindi New York si naviga bene, mi pare di capire, non ci sono nuvole all'orizzonte a questo punto, perché... Siete tranquilli, certo, rispondete del vostro lavoro, però sì. Tra l'altro questo si riflette su una produttività, dicevo prima, astronomica rispetto anche, voglio dire, a un teatro come La Scala in Italia, che ha il più alto numero di recite, ma è comunque abbondantemente sotto al tenore. Il Metropolitan lavora la seconda metà di agosto fino alla prima metà di maggio. Si parte con le prove la seconda metà di agosto, le prime recite sono verso il 10 settembre, e ci sono 7 spettacoli alla settimana. Ogni sera c'è spettacolo, al sabato 2, la domenica è chiuso. Ci si riposa almeno anche un giorno. Sì, con la differenza che le istituzioni culturali o le istituzioni liriche in America sono meno, sono più poche, e la popolazione è maggiore. Quindi se noi pensiamo che in Italia praticamente ogni grande città ha una fondazione lirica, in America abbiamo soltanto, diciamo, forse 5 importanti teatri d'opera, che sono New York, San Francisco, Los Angeles, Chicago e Washington. E gli altri sono compagnie minori che non hanno una produttività così grande come le compagnie che ho appena citato. Quindi il problema esiste anche là, ma l'offerta è minore di quella che c'è in Italia. E quindi il problema viene sentito in maniera minore, ma si avverte ugualmente una crisi dell'opera lirica. Allora, proviamo a tornare in Europa. Tu hai lasciato Dresda per Zurigo,
che è un po' più vicino per noi, per venire ad ascoltare quello che... Intanto credo che dividersi non sia semplice, perché il lavoro di New York credo ti prenda davvero moltissimo, perché il lavoro che faceva prima James Levine era enorme, quindi tu di fatto raccogli la sua eredità, che è un'eredità impegnativa. E... a Zurigo che progetti hai? So che ci sarà questo binomio tra te e Andrea Somochi, che è un amico e che ha insomma dei progetti. Vuoi raccontarci qualcosa? Cioè, la domanda è: progetti futuri più o meno alle nostre latitudini, se possibile, a parte il debutto alla Scala che dicevo prima con la Manon di Massenet. Beh, il progetto di Zurigo è nato da un da una decisione del Consiglio di Amministrazione del Teatro dell'Opera di Zurigo di cambiare linea. Negli ultimi 15 anni è stato sovrintendente Pereira a Zurigo, che aveva una linea di molto, molto, diciamo, tra virgolette, all'americana, quindi molto spettacolare, con grandi divi, senza una grande attenzione né per la per le esecuzioni musicali né per le realizzazioni sceniche. Con Andreas Homocki cambia completamente, perché Andreas Homocki è un regista di concezione piuttosto moderna, quindi con una grande attenzione alla realizzazione scenica. E per me, per quello che riguarda la mia persona, è interessante perché sarà un lavoro molto complementare con quello di New York, mentre a New York appunto lavoreremo con grandi nomi, grandi cantanti, soprattutto grandi produzioni. A Zurigo ci accentreremo di più sull'ensemble e su realizzazioni sceniche, non dico di avanguardia, ma piuttosto moderne. Allora, tu hai parlato di registi, in effetti spesso sorge spontanea la domanda, queste diatribe eterne tra occhio e orecchio, no? Tra il direttore e il regista, tra i cantanti e il regista. Lo spettacolo che vedremo noi da venerdì è molto tradizionale, quindi possiamo stare tra virgolette tranquilli. Qual è invece la tua idea più generale del regista? Fino a dove si può spingere un regista? Tu hai parlato adesso di questi tuoi progetti a Zurigo. Insomma, fino a che punto è lecito, diciamo così, interpretare per un regista, raccontare una storia deragliando un po', magari, non lo so, lo chiedo a te, insomma, qual è magari qualche incontro che ti è capitato, qualche scontro, tra virgolette, insomma. Beh, secondo me il regista deve... C'è un confine? Sì, il confine è la storia. Il regista deve raccontare la storia. C'è una storia da raccontare e ci sono tanti modi di raccontarla, tantissimi. Si può raccontare una storia in maniera tradizionale, come dicevi tu prima, riguardo a Romeo e Giulietta. Si può raccontare la storia in maniera un po' diversa, mettendo l'accento o privilegiando determinati aspetti della storia, ma l'importante è che la storia sia riconoscibile. Quindi se io porto un mio figlio che ha 14 anni e non ha mai visto un'opera, cioè ha visto diverse opere, ma non ha mai visto l'opera a cui lo porto, e lui non capisce di cosa si tratta, vuol dire che abbiamo fallito nel nostro intento. Deve capire di cosa si tratta. Ma tu lo prepari prima, gli racconti qualcosa prima? No, questo mi interessa. Sì, cioè, gli racconto, perché tu hai parlato dei problemi dell'educazione, allora visto che sei andato un po' sul personale, mi interessa questo, cioè, voglio essere indiscreto, però il rapporto, voglio dire, il pedagogico, diciamo così, con dei ragazzi, con degli adolescenti, che tu dicevi bisogna dare un futuro all'opera, e Bocelli questo può dare, come dire, una speranza col suo crossover, eccetera, eccetera. Sì, racconto e preparo in grandi linee, perché è anche importante che l'allestimento scenico e la regia gli diano spazio alla sua fantasia, in modo che lui non sappia esattamente qui dovrebbe succedere questo, qui dovrebbe succedere questo, proprio perché appunto una storia si può raccontare in modi diversi, bisogna lasciare una certa apertura, vedere qual è il modo scelto dal regista per raccontare questa storia. Ma le mie esperienze sono state molteplici, sia di spettacoli tradizionali che raccontavano la storia pedissequamente di una noia mortale, e sia spettacoli, diciamo, d'avanguardia, che però mettevano un accento su un personaggio in maniera particolare. Un po' di pepe, insomma. Sì, anche con l'importante è il teatro, l'importante è quello che avviene sulla scena, che capiamo le relazioni fra i,
fra i personaggi, questo è interessante, quindi anche registi che erano all'avanguardia una volta, come Ruth Berghaus per esempio. Io ho diretto una Tosca di Ruth Berghaus a Dresda, che era straordinaria. Non c'era molto della Tosca, non c'era molto di Sant'Andrea della Valle, non c'era molto di, però era una Tosca, era un giallo straordinario, era bellissimo, era un thriller, era veramente interessante. Quindi raccontava la storia, forse non nei particolari, quella che racconta Puccini, ma era la storia di Tosca, la storia di Cavaradossi, la storia di Scarpia, e si capiva ed era molto interessante. Quindi io sono molto aperto. Quello che non tollero sono registi che lavorano con dei trucchi o con delle gag, proprio soltanto per fare effetto, ma senza un'esigenza di spiegare e di raccontare. Ad esempio, ho avuto una volta ho diretto una produzione di Maestri Cantori in Germania con un regista tedesco che andava per la maggiore negli anni scorsi, di cui non faccio il nome, era Klaus Guth. Tanto ci avremmo messo poco a trovarlo. Che ha messo in scena dei Maestri Cantori in cui tutti i personaggi si portavano dietro un manichino. Questo cosa canta? Te l'avrà spiegato almeno a te? No, non l'ha spiegato a nessuno. E io gliel'ho chiesto, perché è lecito. È lecito chiedere, perché vedevo anche tutti il diritto di saperlo, forse. No, vedevo tutti questi manichini sulla scena, dicevo, boh, ma cioè. E gli ho chiesto, scusa, ma questi manichini che si porta indietro, è il suo alter ego. Ok. A quel punto non ho più chiesto, perché non mi sembrava più il caso di approfondire. Però non te ne sei andato, o non l'hai cacciato? Non me ne sono andato e non l'ho cacciato per motivi diplomatici, perché essendo direttore stabile del teatro, era la mia prima produzione del teatro, non avevo proprio intenzione di fare uno scandalo. Però era uno di quei momenti in cui cercavo di non guardare il palcoscenico. Ecco, da questo chiacchiericcio sorge qualche domanda per caso? Dai, sul ghiaccio è stato rotto, poi lo mandiamo a riposarsi. Poi alle 8 ricomincio. Vorrei fare un'altra domanda, maestro. Lei ha detto che il regista racconta una storia. Secondo me anche la musica racconta la stessa storia. Quindi c'è un rapporto fra il regista e il maestro, il direttore e l'orchestra, perché racconteranno in modi diversi la stessa storia, se coincidono. Se il regista va per conto suo e l'orchestra invece suona secondo un suo spartito, le due storie possono anche differire, anche se, come dicono gli inglesi, siamo d'accordo nel differire, insomma. Beh, questa qui è una condizio sine qua non. Il regista deve avere fiducia nella musica, cioè la musica è quella che ci porta il divenire della storia e che detta i ritmi dello spettacolo teatrale. Quindi molti registi che vengono dal teatro di prosa non lo sanno, e per loro la difficoltà più grande nel momento in cui devono mettere in scena un'opera è che non possono dettare il ritmo dell'azione, perché il ritmo dell'azione è fissato dalla musica. E quindi io spesso a registi che non hanno molta esperienza in opera dico: fidati della musica, la musica ascolta, la musica ti aiuta a capire la situazione, la musica ti aiuta anche a capire perché il ritmo è così com'è, perché deve succedere qualcosa. Se c'è una musica fra una frase e un'altra frase che dura 10 secondi, in questi 10 secondi avviene qualcosa. Non è semplicemente adesso aspetto finché tocca a me dire qualcosa, non è un'attesa, ma è un racconto, è una spiegazione. A volte i registi non lo capiscono, non lo sentono, non hanno l'educazione necessaria oppure la sensibilità. Altri invece, a cui parlo, e dico: fidati, appoggiati sulla musica, la musica è un grandissimo aiuto per quello che vuoi fare in scena, lo capiscono, allora lì si instaura un rapporto molto, molto simpatico e interessante.
Bene, allora noi abbiamo parlato di questo Romeo e Giulietta, abbiamo parlato di New York approfonditamente, di queste cene amichevoli, a volte anche meno amichevoli, comunque tutto a tavola si decide, insomma, quasi, insomma, spesso, spesso, e poi di Zurigo. Che possibilità abbiamo di rivederti qua a Genova, qualche anticipazione, un progetto che magari poi non si realizza, da dare anche solo come ipotetico, perché ormai Carmina Burana sono andati, Romeo e Juliette lo vediamo da venerdì, saremo tutti naturalmente ad applaudirti, e poi? Ne abbiamo parlato proprio oggi in direzione artistica, stiamo cercando dei periodi che non saranno purtroppo molto lunghi e non saranno nemmeno molto frequenti, ma ci saranno. Con questa battuta io ringrazio anche a nome dell'Associazione Teatro Carlo Felice il maestro Fabio Luisi, lo lasciamo andare a riposare e a, poi a condurre la prova generale. Ringrazio anche la squadra tecnica qui del teatro che ci ha seguito così amabilmente, e gli consegno anche un piccolo pensierino, insomma, per questa sua disponibilità molto, molto simpatica e gradita. Allora, a presto, grazie.